Benvenuti a tutti a Satsang questa mattina. Molto contento di vedervi ancora freschi ogni giorno e naturalmente benvenuti a molti amici che si uniscono a noi via broadcasting. Benvenuto a voi. Sentiamo la vostra presenza anche qui nel Satsang Rishikesh. Posso ricordarvi ancora che piuttosto che mettere, alzare la mano e venire e parlare a proposito di una storia o qualcosa del genere, che voi sentiate le quali sono le vostre domande e di fare trattare ogni satsang come se fosse la unica possibilità che avete, l'unica opportunità che hai per vincere la libertà, per chiarire qualche dubbio, così che possiamo veramente avere uno scambio che si dispieghi nella più alta nella maniera più alta. Se sento che le domande si aggrappano in qualche modo alla persona, vi fermerò perché voglio che voi siate veramente focalizzati. Ieri ho parlato un po' a proposito dei diversi tipi di domande che le persone fanno. Per la maggior parte sono le domande che io chiamo domande di conoscenza, che sono a proposito di alcune informazioni che posso dare a proposito di questa cosa o quest'altra cosa, va bene, ma qui, in questo piccolo spazio di tempo e opportunità che abbiamo qui a Rishikesh, preferirei sentire quelle che chiamo domande per la libertà, per la liberazione. Si sente una urgenza dentro o c'è qualche apparente ostacolo che blocca il senso di apertura? Tornare alla sorgente. Possiamo guardare a queste cose in modo che io possa guidare la vostra attenzione al posto che io chiamo ovvio. Grazie per questo. Cominciamo. Namaste Muji. Va bene, non ti preoccupare. Grazie per questa opportunità per parlare con te. Non ho una grande domanda, ma ogni volta sento che c'è una grande sentimento, sensazione che ha bisogno di essere espresso, quindi mi sono alzato e vedere se riesco a parlare con te e vedere se può essere espresso. Tu senti che è un sentimento, una sensazione che ha bisogno di essere espresso, che è stato espresso nel passato o no? Per me è l'emozione che sento. E quando mi sono seduto per lungo tempo in satsang, a volte sento che l'energia si alza sempre di più. Cosa pensi di fare? Cosa senti di fare quando questa energia si alza? Dice Muji. Cerco di non identificarmi, di stare focalizzato, ma se sento veramente questi sentimenti, questa sensazione, sento che è meglio. Voglio liberarmi di questi. Questo è tutto, credo. Quello che è importante, tu l'hai toccato, è che anche delle sensazioni molto forti che arrivano, tu ne sei consapevole.
cerchi non, di non nutrirti, di non aumentarle così tanto. Non può essere ignorato perché energeticamente è lì e quindi deve essere espresso attraverso le parole. A volte le persone devono urlare o qualcosa del genere. Può succedere anche questo e poi passa. Molto spesso sentiamo persone nel satsang che sono così, hanno come dei brividi, arriva qualcosa e quelli vicino a loro sono ok, va bene, ma se non diamo più attenzione a questo non viene formata nessuna storia, quindi permetti a queste cose solo essere espresse e mantieni la tua attenzione all'interno di quel posto stabile, quello spazio stabile. Quindi dovrebbe esserci uno stato di neutralità, neutrale e di riposo. Lo stato naturale della mente è di essere a riposo, non sempre in marcia, ma una sorta di neutralità, un'espansione, uno spazio. Molto spesso, quando stiamo pensando troppo, è perché c'è poca fiducia nella vita. E quindi cerchiamo di avere delle strategie, no? E la mente cerca di pensare a cosa c'è dopo. O confermando costantemente il tuo stato o la mente continua a parlare. Mantieni l'attenzione che riposa nella tua stessa calma, nel tuo silenzio, e in poco tempo comincerai a fare esperienza di questo, che tu sei soddisfatto, che tu stai bene. E la mente che parla, che chiacchiera, sta dissolvendo sempre di più. Perché? Perché ha bisogno del tuo interesse, della tua identità e del tuo credere per sostenersi, altrimenti si scioglie via. Una volta arriverà un tempo in cui la mente psicologica e la sua voce diventeranno insignificanti per te. Tu quasi non le noterai, perché il tuo senso interiore è un spazio di serenità, di silenzio, di gioia e di completezza. Quindi questo osservare è molto importante per tutti, che tu non ti identifichi con il traffico delle sensazioni che arrivano nell'essere, nel corpo, nella mente, che tu sia consapevole di questi, ma non dare troppa importanza a loro. Non entrare in essi, ma allo stesso tempo non essere stretto. I sensi possono essere aperti, ma non stanno facendo la spesa e comprando delle sensazioni. Molto spesso la mente psicologica, la mente personale si nutre delle impressioni che vede all'esterno, si nutre di queste, quindi le tue energie sono sempre spese verso l'esterno. Ma se tu dai più attenzione a quella sensazione dell'essere che sta dentro di te come una radice, l'istinto di andare fuori sarà sempre meno. Ci sarà più stabilità, più gioia. Le attività continueranno ad accadere, ma ci sarà meno storia intorno a loro. E alla fine vedrai che la tua vita torna a una bellissima spontaneità ancora. È più intuitiva, più connessa e in armonia con il flusso dell'esistenza. E allo stesso tempo internamente totale serenità e pace. È già iniziato per molti e continua a diventare sempre più forte, più stabile. Quindi c'è spazio per le espressioni che possono arrivare, non devi neanche analizzarle,
Quando arriva il tempo per guardare più profondamente dentro una sensazione o più analiticamente, tu intuitivamente avrai il senso, ah, devo guardare a questo, piuttosto che sentirti comandato, obbligato a raccogliere ogni cosa e studiare ogni cosa, che lascia una sorta di rumore dentro il tuo essere. Quindi lo stato naturale della mente è di stare in questa bella neutralità, in questo spazio neutro, riposandosi. E quando queste sensazioni arrivano molto, molto forte, in maniera molto forte, come qualche shakti arriva, che comunque può essere espressa senza nessun rumore o disturbo interno, viene permesso di essere espressa senza nessun significato intorno a lei. E quindi sembri molto calmo e pacifico. Ok. Sei così per la maggior parte del tempo? Intendi il satsang? No, il silenzio che sento in te ora. Durante il giorno? Sì. Molto bene. Grazie mille. Grazie. Bene, 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 bene. Qualcuno da questa parte? Tu. Voglio vedere me. Mi voglio vedere. Sì, sì. Questo vedere se stesso deve essere capito più profondo. Non è un vedere di una cosa che vede un'altra. Quando parliamo della realizzazione del sé, vedere il sé non è una cosa che sperimenta un'altra cosa. Quindi non è la sensazione classica di vedere, di percepire se stessi. Comincia forse come una dualità, ma finisce come un'unità, un'armonia, dove non c'è oltre, non c'è altro. Altro muore in questo guardare. Risponderò alla tua domanda. Hai detto voglio vedere, voglio scoprire me stesso. Qual era la tua domanda? Cosa hai detto? Voglio scoprire me stesso, scoprire te stesso. Puoi dire che sei te stesso? Quando dici sto solo essendo il mio stesso, perché molte persone dicono diverse che sono solo io, ma diversi modi di dire. A volte dici sto solo essendo il mio stesso, sto lasciando le cose andare come vanno. Questo è il tuo sé? Sì, è un'espressione che sorge dal tuo sé, però il sé devi vedere, devi capire che non è un oggetto che può essere percepito tramite i sensi o anche con la mente. Posso dire di nuovo, il sé, quando diciamo che cercando la verità o il sé, il nostro essere più vero, non sarà una scoperta da una cosa a un'altra. Non ci sono due cose tipo ok, ho scoperto il sé e ce lo tengo qua. No, non sarà così. Questa è l'ignoranza. Scoprire il sé ed essere il sé è la stessa cosa. Il sé non è un oggetto, non può essere percepito in quel modo. Se percepiamo qualche fenomeno, qualcosa fantastica, puoi dire wow, questo è incredibile, wow. Immaginiamo che un essere dal cielo in qualche modo scende qua e dice mio bambino, mio figlio, ho sentito le tue preghiere
e sono venuto a risponderle: c'è una voglia di scoprire te stesso, ho portato il tuo sé a te oggi, guarda. E wow, enorme, piena di luce, brilla, radiante, brillante. 100 braccia, forse non è così attrattivo, ma qualunque cosa che sarebbe molto importante per te, ma wow, è incredibile. Ma dopo un po' diresti: è molto incredibile, ma non può essere io, perché sono qua adesso, qui a guardarlo. Sono qui a guardarlo. Quindi deve essere diverso da me. Come può essere io? E anche il tuo stesso che hai detto: sono già qui quando ti ho visto venire. Chi posso essere? Così posso vedere questa immagine che hai portato del mio sé, molto bellissimo, ma devo dire che non può essere quello che sono io, perché sono qui a vederlo, sono anche qui a vedere questo corpo, quindi questo corpo non è il luogo di vedere, questo corpo posso vedere, i miei pensieri posso vedere, le mie sensazioni posso anche vedere, la mia memoria posso anche vedere, il funzionamento dell'intelletto posso anche vedere, tutte queste cose appariscono davanti a me, ma io che le percepisco, come posso essere visto? Posso percepire il corpo e i suoi funzionamenti, il suo funzione. Posso percepire il senso di me stesso come una persona, anche percepito. Vuol dire che queste non possono essere quello che vede più essenziale, sono apparenze. Voglio che voi capiate questo, perché creerà più spazio, un cammino alla capienza che è molto più chiara. Nella Bibbia è detto che Mose è andato sulla montagna e lì ha visto una pianta bruciante, brucia, con luce. Ma l'albero non bruciava. E allora è venuta una voce, detto: togli le tue scarpe, perché adesso stai camminando sulla terra santa. Poi questa voce che parlava a lui. Allora, guarda questa voce che viene dall'albero bruciante. Questo albero è Dio. No, non è. È solo un'immagine che darà a Mose abbastanza fiducia nella lingua della sua mente che può capire. Così ha detto: ho conosciuto a Dio, ma Dio non è l'albero bruciante. Qualunque immagine che vedi, alla fine non sei tu, è solo un oggetto della percezione, un oggetto che percepisci. Allora, che cos'è che percepisce questi oggetti, anche nella loro forma più sottile? Che cos'è che le percepisce? Perché ci sono alcune impressioni, alcune sensazioni che sono così sottili. Che non esistono neanche come parole, come concetti, ma comunque vengono percepiti dentro la coscienza. Spazio, forse l'elemento più sottile. Sentiamo anche lo spazio, ma nessuno può scrivere la storia dello spazio.
lo spazio è oltre dell'umore. Non può dire che lo spazio sta un po' arrabbiato oggi, non ha delle sensazioni così, delle emozioni così. Non può dire che questo è lo spazio di mercoledì, di giovedì, non ha nessuna referenza come questo, ma comunque può percepire lo spazio. Allora quello che percepisce lo spazio deve essere ancora più sottile dello spazio. E questo potere di percepire sorge qua, in tu, in te. Che cos'è dentro di te, in te, che percepisce? Anche la tua forma, la tua identità, la tua memoria, tutto questo percepisce, i tuoi desideri anche, ma è oltre, non oltre nella distanza, ma oltre nella sottilità. Questo può essere visto, quello che percepisce tramite i sensi, la mente, può essere anche visto. Queste domande vi propongo, vi do, sono domande immediate, non li devi portare via. Puoi anche, ma mentre parliamo, la tua coscienza, l'intelletto della tua coscienza guarda dentro per vedere se può confermare le parole e le cose che senti, che sentite. E questo è sadhana immediata. Le parole indicano a un certo luogo. Quando guardi fuori, vedi un mondo di nomi, di forme. Quando chiudi gli occhi e guardi dentro, cosa vedi? Vedi polmine e le ossa? No, vedi la tua, lo spazio interiore. Quando dici dentro, non sei solo dentro del corpo, ma stai dentro la coscienza. Però la coscienza è oltre di dentro e fuori. Può essere che hai un piccolo senso della grandezza dell'essere, la maggestà dell'essere. Adesso immagini che anche un piccolo senso della magnificenza della coscienza è condensato nella forma di una sola persona. Così cominci a vedere quanto ti manca una persona con i guai quotidiani. Oh, non mi piace questo, non mi piace quello, che cosa pensi del governo? La faccia della grandezza dell'universo. Ma non sto parlando solo dell'universo fisico, ma l'universo che in qualche modo appare tramite il seme della coscienza che sta qua, che può percepire tutte le cose, ma è anche oltre l'essere una cosa. Dici, voglio vedere me stesso, voglio scoprire me stesso. Chi è l'io che vuole scoprire il sé? Chi è l'io e chi è il sé che cerca di scoprire? Sono due cose? Siamo convinti che quando sentiamo il senso di noi, dici, sono qua, so che sono qua, stai sedendo, sai che stai sedendo, riferisci al tuo corpo che sta sedendo, dici che sono qua. Chi è che è qui? Solo il carattere? No. Coscienza. Coscienza dice sono qua. Sono qua. Voglio scoprire la mia sorgente, voglio scoprire la mia completezza. Allora, per tornare alla tua completezza, devi vedere quello che è solo. Le immagini che appariscono davanti a te, devi vedere che sono solo nuvole che passano nel cielo. E non ti combini con questi per un momento. Se non sei attaccato a nessuna forma, niente.
nessuna ideologia, nessun sistema di credenze. Non sei attaccato al corpo. Puoi fare adesso, mentre parlo. Se non ti attacchi per questo momento al passato, al senso del futuro o anche al senso di adesso, nelle termine di che cosa sta succedendo, lascia che le cose succedano, lascia che i sensi funzionano, ma non ti combini niente col tuo senso più interiore. E non stai ad aspettare o niente, stai solamente completamente vuoto di intenzione. Quando sei completamente vuoto di intenzione, anche tutte le tensioni vanno. Cos'è che sta qui? Cos'è qui oltre la scelta? Cos'è che sta qui? Cos'è che sta qui? Da solo. Questa è la vibrazione del sé. Questa è la vibrazione della presenza, della coscienza che viene sperimentato dentro questa forma, dentro di questa forma. Ma la mente, che è un altro aspetto della coscienza, anche porta molti dubbi, molta confusione. Ma come posso rimanere qua? Chi rimane qua? Chi è il chi qua? Chi è colui che è qui, eccetto solo l'idea che hai di te stesso? E questo non è un'idea. Colui che è qui e non è un'idea, è semplicemente è. Non è una lettura, non è una temperatura, non è un umore, non ha niente a che fare col tempo, non ha a che fare col tempo. Ascolta col tuo cuore. Sì, molto presente con quello che parlo. Cos'è che sta qui? Cosa c'è qui? E chi sei tu che puoi percepire questa cosa così sottile? C'è separazione qua. Hai il senso del sé. Questo senso di sé appare anche in questo spazio molto grande dell'essere. E sono uno, è uno. La mente dice, ma sai, sono un uomo di qua, vivo qua, c'ho una famiglia, ho un lavoro, non posso essere quello. Condizionamento che parla. Condizionamento anche può essere osservato dallo spazio, dallo stesso spazio. Per favore, guardateci, confermate. Questo non è un discorso, per favore guardate, vedete, sentite, siate. Ieri ho detto, puoi prendere un cammino per andare in cima alla montagna, ma quando ti stai sedendo in cima della montagna puoi vedere tutti i cammini, ma mentre stai salendo puoi solo vedere il tuo cammino, ma quando stai in cima puoi vedere tutti i cammini. Quando ti stai sedendo nell'altezza del tuo essere puoi vedere tutte queste cose, tutte queste sensazioni, tutte queste idee, vengono e vanno, ma non sono
non sono guai per te, stai percependo chi sei tu. In whatever form you may engage, qualunque forma ti metti a studiare te stesso, se tramite religioni o yoga, meditazione, in qualunque forma che vieni, devi venire a questo punto, devi venire a questo luogo interiore, non mischiato. Sperimentalo, non ascoltare alla mente che parla, che ne parla. Per tutta la nostra vita siamo stati ascoltando che cosa dice la mente della vita, di anche noi stessi, ma adesso devi lasciarlo e solo essere. E dimmi se hai una storia qua. Ne hai bisogno? For much of our lives, per molto della nostra vita, le cose che ci influiscono, le nostre influenze sono state emozionali, psicologiche, cose che abbiamo sentito e sperimentato tramite i sensi e la mente, ma sei molto di più di questo, sei oltre questo. Oggi puoi scoprire qualcosa, non creare, perché non puoi creare il sé, nessuno può aiutare o perfezionare il sé, è già perfetto. Se provi a perfezionare qualcosa, stai provando a perfezionare l'ego, nessuno può perfezionare il sé, è sempre perfetto. Se qualcosa sembra imperfetto, è solo il corpo-mente, l'idea di te stesso, non il tuo sé vero. Quindi qua l'enfasi è più su scoprire invece di praticare, fare, ma più sapere, realizzazione, riconoscimento. Quindi solo con quello che ti ho detto, hai capito le mie parole? Ti siedi un po' con questo, lascia che le parole vengano digerite in qualche modo, dai un po' di spazio per queste e ti siedi in questo. Marina, ti marini nella conoscenza, non solo pensare, ok? Posso sentire da te per un momento? Thank you. Grazie. Grazie Guruji. La mia mente voleva praticare, per come dire. Credo. Voglio alzarmi di fronte a te e confermare. Ok?
Ho notato molte cose che, nel senso della persona cadere, e quando guardo per cercare di definire la persona, non è lì, la persona non è lì. Ok, dice Muji, cominciamo da questo, quindi il senso della persona come una compagnia che ha avuto per molto tempo l'abbiamo difesa, perché la persona porta la sensazione di vulnerabilità, insicurezza, egoismo, e per un po' ci siamo identificati con queste qualità e le abbiamo anche protette. Il senso di vulnerabilità, quando qualcosa sembra proteggere questo senso di vulnerabilità, ma in qualche modo ha iniziato a sentire che in realtà io non sono quello, e anche questa identità della persona è una limitazione così severa, così da sempre delle letture, delle lunghe letture sulla vita, e comincia a riconoscere. Esatto, ieri ho cominciato a devi cominciare a riconoscere la differenza tra te stesso e il pensare, te stesso e la mente. Come inizi a riconoscere il traffico, che il traffico dei pensieri è arbitrario, arrivano da non si sa dove e vanno non si sa dove. Ma quando raccogli qualcosa e ti identifichi con questo, vedi che hai un potere all'interno di te per identificarti con loro, che poi che diventa il pensare o l'identità. Quindi una certa maturità è fiorita in te per dire non lo voglio ora, inizio a vedere la persona e sta dissolvendo il suo morso, sta cadendo. La vita di chi viene bloccata dall'ego? Dici, ah, c'è uno spazio che non è l'ego. Adesso tu stai riportando queste debolezze, queste limitazioni, sembra che stiano cadendo da sole. E tu dici, sto cercando questo ego e non lo trovo. Non trovo l'ego. Quindi ti dico, chi sta facendo questa scoperta? Che cosa sta facendo questa scoperta? Che l'ego non esiste veramente, perché guardo benissimo ma non lo vedo. Questo è il primo grande passo. Sai, l'ego, questo chiacchierone, questo giornalista all'interno di noi che sta sempre controllando le cose, che ti dice Paola, a volte ti dice sei un idiota, sei uno stupido, non ce la farai mai. Chi è questo qua? Chi è questo personaggio? E realizzi che non sono quello. La prima realizzazione è che l'ego, anche se appare non, in qualche modo, ma non può essere trovato se lo cerchi. Quando lo cerchi non lo trovi. Chi sta cercando per lui, per l'ego? Chi vede che l'ego non può essere trovato? Questo, colui che sta cercando, può essere trovato? Tu potresti dire che forse questa è l'intelligenza del sé che sta guardando, che sta cercando, e che vede che la cosa con cui si stava identificando per così tanto tempo non esiste in realtà. Non può alzarsi, non può esistere sotto lo scrutinio del vero guardare. Abbiamo cercato di trovare la libertà e di scoprire chi siamo dalla posizione della mente terrena, del corpo terreno. La personalità dell'ego non è impossibile, è una battaglia dopo l'altra. Non puoi trovare il puro sé mentre esisti come un ego. Sri Ramana Maharshi ha fatto un bellissimo esempio, ha detto cerca di cercare la verità, di trovare la verità, cercare di trovare la verità mentre sei un ego è come cercare di afferrare un ladro, mettere una uniforme da poliziotto sul ladro
e poi mandare questo ladro fuori vestito da poliziotto per afferrare il ladro che è se stesso. È così. Usare l'ego per cercare di trovare l'ego e trovare il sé è come mettere un uniforme a un ladro e mandare questo strano poliziotto per trovare il ladro che è se stesso. Lo ama, è il travestimento perfetto, corre con il fischietto come un poliziotto, no? Sembra molto occupato, ma non troverà mai il ladro, perché è lui il ladro. Quindi, fino a che qualcuno arriva e dice: sto cercando per questo ladro, ufficiale. Ma posso guardare a te, ufficiale? No, parla là. Quindi qualcuno dirà: ma ti assomiglia un po'. No, di cosa stai parlando? No, io sono un poliziotto, mostra rispetto. Tu capirai che è lui, quindi non succederà fino a che abbiamo crediamo fortemente che siamo una persona che sta cercando una super persona. La liberazione non sarà per l'ego, ma è una liberazione dall'ego. Tu stai scoprendo questo, che questa persona, più la vedo, più non esiste. Quindi è chiaro che questa identità dell'ego non esiste veramente. Qualche volta sembra che esista, ma adesso hai un'autorità più grande di guardare e dire: no, ma è solo un'apparenza, non esiste, non è vera, dimentichiamocela. Colui che fa questa scoperta è, come ho detto prima, deve essere l'intelligenza dell'essere, che dice, che vede: no, non sono quello. A volte mi riferisco a te come la coscienza che sta guarendo. Per un po' la coscienza sta vivendo sotto un effetto di ipnosi, che è solo una persona. Ha dipinto un ritratto di sé che è solamente una persona e ha vissuto dentro questo spazio limitato e contratto, e quindi quando va oltre queste associazioni comincia a non volerle. Quando questo inizia, in qualche modo inizia a vedere: no, non sono questo, non sono quello. Quindi tu sei arrivato così lontano ora, ok, parla da qui. Quello che ho trovato è che la vita inizia a dispiegarsi da sola. Molte cose che ti ho sentito dire nell'ultimo anno sono state confermate. E nella mia mente dico: ah, è quello che sento, è quello che lui ha detto. Sembra che meno senso ho di me stesso, meno più queste cose arrivano. E tutto sembra essere di spiegarsi. Voglio dire un'ultima cosa. Dopo il London Satsang c'era un punto in cui stavo contemplando, dopo uno dei Satsang, e era molto chiaro e stavo chiedendo: può colui che vede essere visto? Andavo dietro, indietro, indietro e non potevo andare più indietro, c'era solo il vedere. E naturalmente la mente è arrivata e voleva dire: l'hai trovato, l'hai capito. E in qualche modo mi sono girato via da questo, non l'ho ascoltata. Quindi tutto ciò sta accadendo molto più automaticamente. Il me che vuole dire l'ho trovato, anche lui è percepito in quel vedere. Puoi vedere che anche questo è una sorta di scenario, non è la verità, ma sembra così intimo. Perché? Perché c'è ancora un senso di un me che lo sta facendo, che è molto molto profondo. In qualche modo non è ancora del tutto chiaro che, anche se qualcosa sente che ma sono sempre qui, posso sentirlo nel sangue, posso sentirlo scorre nelle mie vene, nel mio respiro, sono io, sì, tu stai parlando anche come presenza, ma anche qui
anche la presenza percepita. Il fatto arriva prima dell'esperienza, il fatto è lì prima dell'esperienza, che se viene percepito, se qualcosa viene percepito, significa che è all'interno di qualcosa di più profondo. Che cosa lo sta percependo? Non è meramente una questione, una domanda mentale, non verrà solo risposto da un teorico. Solo colui che è qui nel suo cuore, questo cuore, non farti delle immagini mentali che a tutto sparirà. No, non sarà così, ma qualcosa, qualche ossicino nella gola della coscienza viene tossito fuori. E questo osso è un autoritratto. Non facciamo troppa fatica con questo, è abbastanza che continui a confermare che tutte queste idee su di te, tutta questa autobiografia è una limitazione. Tutto ciò che puoi dire, anche se sei il più grande ego e sto scrivendo il best seller su di te, sei una leggenda nella tua stessa mente, ancora qualsiasi cosa che tu possa scrivere è una limitazione di ciò che è. Non si può scrivere sull'assoluto, può essere solo una finzione, una fiction. Nella tua assolutezza tu sei oltre il campo del concetto. Voglio parlare di questo, perché ci sono molte parole che arrivano con le parole, con le persone, tipo mi stai togliendo l'ossigeno, non c'è posto per esprimere questo. Non è vero, tutto questo che vedi, tutte le nostre capacità, il nostro potenziale, la nostra conoscenza e l'esperienza viene emanata da quello che, da ciò che non ha storia, che è troppo fresco, troppo nuovo per avere una storia. E sei tu, siamo noi stessi, è il nostro sé, ma non puoi solo crederci. Qui c'è la tua opportunità, non è solo una stanza d'aspetto, è una stanza dove, per risvegliarsi, devi svegliarsi su questa realizzazione, questo riconoscimento. Come svegliarsi? E nello stesso modo in cui guardiamo e segui internamente, non ti sto dando un nuovo sistema di valori o formare una nuova ideologia. Questo è troppo bello per una visione così limitata. Non cercare di studiare tutto, devi trovare quella cosa, quell'unica cosa che rivelerà tutto, se vuoi sapere. Ma non puoi sapere tutto, non c'è niente del genere. Tu sei arrivato a un punto molto, molto bello. Tu dici, la maggior parte delle domande non arrivano. La mia domanda vivente è ciò che percepisce tutto, internamente e esternamente, e in tutte le possibilità. Ciò può essere percepito anche lui. E con questa domanda nessuna risposta mentale ti soddisferà, perché questa domanda è l'urgenza per scoprire il suo significato, il suo...
per spazzare via tutte le illusioni all'interno di te. Non tutti sono pronti per questo, ma qualcuno sì, perché hai già sentito la bellezza della scoperta del sé, hai già sentito che tu sei nel posto giusto, che più perdi di quello che non sei, più sei quello che sei, più perdi di te, più c'è di te, più trovi di te, ma c'è una... non è più, è senza limiti, ma più inizi ad apprezzare e a sperimentare. Mentre sei in uno stato, è molto difficile, impossibile, descrivere quello stato, capire quello stato, perché non hai paragoni. Solo quando lasci quello stato per andare in un altro stato puoi guardare e dire wow, era molto intenso, era molto limitante. Solo al vertice di quella transizione puoi valutare dove eri prima e da dove arrivavi. Questo è uno di quello che puoi dire, ciò che lo fa sembrare più difficile, perché tutti sentiamo che potrei prendere solo un pochino di più e trovare quello che sono, ma quando inizi a sperimentare lo spazio più profondo dell'essere dentro di te, in qualche modo una grande sete di completezza sorge all'interno di te e arrivi a quel posto, è arrivato a quel posto, stai con questa domanda, ma guarda colui che continua a essere formato dentro una persona ogni volta, no? Sì, credo di averlo capito. Tu devi vedere che quando sorge in quella domanda, sì, colui che dice sì, è questo, questa è una voce, puoi trovare colui che parla, nessuno sta parlando, è solo una voce che arriva e qualcosa dice, deve essere questo. La profondità non sta, non c'è nessuna reazione che arriva dall'essere, dal sé, è totalmente perfetto, ma qualcosa continua a dire, quindi è questo quello che è, l'ho trovato. Non fidarti di questa voce, se non ti fidi, tu chi sei? Quell'assolutezza, è il potere che sorge dall'assoluto, al potenziale di identificare, di credere in qualcosa. Questi sono un grande potere, il potere di identificarsi, il potere di credere, il potere dell'interesse, il potere di proiettare. Questi sono poteri che tu devi capire all'interno di te. Tu sei più sottile di questi poteri. Ok, grazie mille. Molto bene. A volte indico a uno, ma tu, quindi lo prendo che non lo vuoi abbastanza, se guardi a vedere se qualcun altro, no, sei tu, è tu, ok, parli tu. Vengo per controllare, vedo mente, nessun problema, carattere è come un pallone. Una richiesta, voglio controllare se abbastanza, mi dici vai via a sedere, dice Muji, ma sai, ti ho visto alcune volte e
adesso il tuo capire che vedi in mente, ma certo, l'aspetto di più di te. La mente è solo una sensazione che sorge come pensiero e sai che, ok, non è quello per cui ci dovrebbe mettere solo qualche secondo a sapere che il personaggio, il carattere è una cosa altro. La ragione per cui ne parli sarebbe perché ne hai un interesse, ma se non c'è un interesse in qualcosa, non registra nella tua coscienza. Ognuno lo sa. Suppone che qualunque cosa che vedi dovresti ricordare, qualunque cosa a cui guardi, la mente prende una fotografia, una cosa che hai sentito dovevi salvare, saresti con guai, no? Nella coscienza normale, mentre cammini per Rishikesh, vedi tante cose da vedere, tante cose che sembrano, che vogliono la tua attenzione, no? E comunque vedi direttamente a Satsang, non sei disturbato perché ti interessa di più di essere qua o di guardare a qualche mucca nella strada o qualcosa nuova, vedi? La tua coscienza filtra tutte queste cose comunque, senza chiedere. Coscienza, lo puoi fare? No, tu non devi trascendere niente che non ha nessun significato per te, vedi? Perché non ti tocca, non registra nella coscienza. Allora, se parli qualcosa è perché ne hai interesse, ti interessa, vedi? Questo è proprio nel cuore della spiritualità, infatti, che cominci a vedere che ti interessano meno e meno cose. Non vuol dire che odi il mondo, che la vita. Non sono le cose in sé, ma quello che vengono a significare per te. Le cose sono innocenti in sé, ma come le interpreta la mente, cosa significano per te, così cominciano i guai. Crea una certa persona, una persona e un rapporto che esiste nella tua mente, che vabbè, siamo anche qua per giocare, ma non siamo qua solo per giocare. E quindi queste cose vedi, la mente, sì, sappiamo già, per te, vabbè, personalità, ok, vabbè, cos'è, ok. Non dovresti sapere del tuo carattere, altre persone dovrebbero sapere del tuo carattere, personalità. Che cos'è la mia personalità? Come possiamo sapere la tua personalità se non sei super super egoista, centrato nell'ego? La gente dice sì, sei così gentile, così aperto, così attraente. Sì, vero? Ok. Che cosa ne sai? Se non guardi nello specchio e dire wow, no, non sai niente. Quindi per molta gente continuano a vedere così, non sanno niente di niente in particolare di parlare, restano solo nell'essere. In qualche modo, dallo stato dell'essere, trovano che le cose che devono essere fatte vengono fatte. Perché? Perché è l'universo che lo fa, sono gli affari dell'universo. Sai quando stai facendo qualcosa, è l'universo, è l'azione universale che lo fa, ma il tuo ego firma l'assegno. Tutto questo è il gioco della coscienza universale, ma l'ego dice faccio io. Quindi per te dovresti vedere sì, questo no. Allora cos'è che rimane? È con quello che voglio conversare. Dice il tempo, rimane il tempo. Guruji dice, se rimane il tempo, lascia il tempo. Per la mente è ancora un concetto della mente, il tempo. Muji dice, non voglio parlare così superficiale, perché non penso che sei così superficiale che le tue parole. Non dovresti dire tempo, solo un concetto. E quando non vengono i soldi, se parli qualcosa devi essere completamente con quello adesso, perché molte persone hanno imparato a parlare questo
questo parlare di Advaita, non esiste niente, ma non è vero, non è vero. Sei stata qui per abbastanza tempo dentro del tuo satsang. Vuole che tu parla dall'autorità del tuo, della tua coscienza, della tua conoscenza. Mi puoi fare una domanda? What are you sure about? Di che cosa ne sei sicura? Sai qualcosa che puoi dire? Di questo sono sicura. Io sono quello. Quello significa che cosa? Coscienza. Okay. Sei quello e più? Eh sì, esatto. È quello che voglio dire. Se sei la coscienza, allora la coscienza non si importa della personalità. La personalità non è il problema. Sento che questa coscienza, che coscienza è percepita in qualche modo. La coscienza è percepita, quindi se questa percezione succede tramite questo corpo, se questo corpo finisce, muore. Dov'è la coscienza? Coscienza c'è ancora, ma non ho capito. Beh, se vuoi sperimentare la risposta, forse muori prima e ci dice che cosa succede. Non posso dire a nessuno dopo. Fino ad ora deve essere che hai avuto abbastanza, deve essere che hai visto che la coscienza non può morire, deve essere che hai visto abbastanza per capire questo. Al meglio quello che può succedere è che le forme cambiano, ma devi sapere, oltre della convinzione intellettuale, che la coscienza non è il corpo, non può morire, non è oggettivo, ma puoi dire che è soggetto di tempo. Non è una cosa speculativa per te, devi saperlo. E se lo sai, rimani con il tuo sapere. Vedi? E queste domande vengono dalla mente. Che cosa succede quando muore il corpo? Cosa succede quando muore il corpo? Tu devi vivere completamente, devi uccidere la morte. Chi può uccidere la morte? Prima scopri per chi è la morte. La tua meditazione, la tua introspezione, le tue indagini sono abbastanza per soddisfare queste domande. Siediti e scopri che cos'è che muore. Analizza e guarda. Ok, il corpo è in qualche modo la forza vitale ferma, non vuol rimanere più nel corpo. Non vuoi essere più nel corpo e lascerà il corpo. Quando lascia il corpo, e allora tutte le energie vanno via. Se lascia il corpo, allora non è il corpo. Non è così. Quando ero un piccolo ragazzo, mi ricordo crescere vedere dei corpi morti. Una volta è venuta una mia zia con la sua nuova bimba. Mi hanno chiesto di lasciare la mia camera, il mio letto. Non volevo farlo, non volevo dormire nel divano. La mattina è morto il bimbo nel mio letto e sentivo così, no, non posso dormire più nel mio letto. Quindi questo guardavo, vedevo anche persone che conoscevo che muoiono e avevo questo terrore che c'è qualcuno morto dentro del corpo.
detto no, perché deve essere così? Non voglio fare così. Perché tutta questa vita diventa terribile? Perché alla fine se sarò... Non voglio stare così. Cominciato così. Che c'è qualcuno trappolato dentro del corpo della morte, in un corpo. No, ho detto, questo è terribile, una cosa terribile. A un certo punto ho visto l'ultimo respiro va dentro o fuori. Puoi immaginare? Terribile, orribile. Vuol dire che quello che l'ha preso sta ancora dentro. Però l'ultimo respiro è andato. Quindi non sei il corpo che muore. Quello era una cosa molto importante per me, perché fino allora, quando vedevo i corpi morti, ho detto, vedi l'ultimo respiro, dentro o fuori? Vedi? La coscienza pura anche non ha respiro. L'assoluto non ha nessun respiro, non respira. Ha dato all'ordine la forza vitale che deve accompagnare la coscienza nel corpo per animare, il potere dell'animare nell'universo. Muove. Perché la coscienza è anche il figlio dell'assoluto. E nel corpo ha bisogno della forza vitale che nutre e dà l'energia che la coscienza possa funzionare nel corpo. E la coscienza a un certo punto va. Dove? Così come quando è venuto questo corpo, ha avuto un contesto, un luogo d'essere, anche la coscienza era un luogo per essere. Così come la maggior parte della nostra vita è quello, è come il credere ha saporito la vita, ha prodotto le erbe, le spezie che vengono interpretate unicamente nello strumento del mente-corpo-mente. Così la coscienza prenderà una certa forma a base della maturità. Se hai ancora dell'identità forte, allora questa identità ha bisogno di capirsi. E ne avrà una forma per fare quello, perché c'è sempre bisogno di una forma per fare questo, per capire noi stessi. Quando risolvi la tua identità, hai risolto questo mistero, ma non solo quando pensi di averlo fatto. Ok, grazie. Avevo bisogno di questo. Grazie. Well, I've sat here for the past hour, so everything is like words. Tutto è come le parole, non ha nessun senso per me. Posso relazionarmi solo al fatto. Mi domando anche sul mio a proposito del mio stato. Ero al Paramadhiketan Ashram, stavo guardando la arti, era bello in ogni modo. È un dramma? Sto solo guardando. Io
Anche questo corpo è un dramma. Sto cercando di fare questa domanda e cercare la tua attenzione. Scusate, tu sei la persona, penso che tu sia la persona migliore cui chiedere queste cose. Che cosa mi sta succedendo? Non lo so. E se hai la risposta, voglio tornare a quello. Ho bisogno della risposta. Ok, dice Muji, quindi dammi una domanda. È tutto ciò che sto facendo. Io non posso dire niente. A volte è bello. Sono tutti concetti, chakra e tutto questo. Ok, sono con te, dice Muji. Mettiamoli da parte. Tutto ciò che non ha valore, mettiamolo da parte. Non ne parleremo ora, ok? Quindi tutto quello che hai visto, che non ha interesse per te, lascialo da parte, non ne parleremo. Di che cosa possiamo parlare ora? Se sai tutto quello che sai, questo è ciò che so. Muji dice, io non so niente, è questo. Quindi ciò che intendo è che non voglio darti parole, significa che... Ok, cosa significa per me dire non so niente? Significa che... Non ho, prima di tutto non ho niente in questo mondo, niente in questo mondo ha un singolo significato interno, niente ha un significato, è il significato che ha per te. Possiamo dare un esempio, andiamo a guardare una partita di cricket, nella Coppa del Mondo ci sono 100 cronisti, che la partita è una cosa, ma da 100 diversi giornalisti potrei avere 100 diverse versioni. Quindi una partita è 100 versioni. Quindi tutto ciò va attraverso il filtro del nostro condizionamento. Questo commentatore dice, i gol li sappiamo, ma ci sono interpretazioni, anche le persone mentre ascoltano, nella stessa radio trasmette a 1 milione di persone e si ascoltano in 1 milione di modi differenti. Quando dico che non so niente, vuol dire che non ho nessuna idea fissa su niente. Questo può sembrare, su che cosa ci dobbiamo aggrappare? Beh, c'è me stesso, ci sono io, tutto. Quindi quando tu posso farti delle domande, ma in qualche modo nel nostro domandarci c'è qualcosa di più puro che possiamo fare rispetto alle parole, che va oltre le parole. Quando dico che non faccio niente, che non ho una prospettiva fissa, sono comunque parole, dice il questionante. Quindi le persone ne parlano. A volte succede che ho sempre delle domande, ma non mi posso fermare. C'è un grande desiderio dentro e mi devo muovere in avanti. Cosa significa in avanti? Non lo so. Anche questo è così confuso. Quindi, ok, dice Muji, andiamo avanti. Se tu non hai fiducia in niente di quello che hai sentito, quindi lascialo. Quindi significa che anche se qualsiasi cosa che possa essere formulata da un concetto, tu dirai, ma è sempre un altro concetto. Sì, qualcosa del genere, dice il Signore. Quindi lascialo. Quindi anche tu che dici tutto un concetto, sei tu diverso da questo concetto? No, in un certo modo sono anch'io un concetto, perché devo domandarmi. No, non per questo, è perché la tua posizione continuerà a cambiare, qualcosa continuerà a cambiare e c'è una consapevolezza di questo cambiamento, no?
Rispondi. Sì. Quindi c'è una consapevolezza delle tue lune e tutto ciò non è stabile. Quindi? Mettiamolo da parte. Cosa rimane? Prendi il tuo tempo. Sono con te. Non voglio venderti nessun concetto. E se molte persone vogliono unirsi a noi, è una bellissima opportunità questa. Ok, Mugi, sparami ogni concetto, non mi puoi colpire. Sono d'accordo, facciamolo insieme quindi. Non voglio convincerti con nessuna ideologia o filosofia o sistema di valori. Ok, lasciamolo. Sono felice di questo. Ma deve anche includere te stesso, che non è un fatto stabile. Almeno colui che ha le domande, voglio trovare l'esperienza, anche questo non è stabile, quindi lascia anche questo. Cosa rimane? Non lo so, dice il Signore. Qualcosa rimane. Qualsiasi cosa che tu possa percepire, posso vedere tutto, è tutto quello che so. Ma non stai vedendo tutto. Tu stai vedendo tutto secondo il tuo condizionamento, che anch'esso è concettuale. Sono parole, Baba. Quindi, come faccio? Voglio veramente, come faccio? Questa è la mia domanda. Tu chi sei? Tu che sei? Che vuoi? Chi sei? Dammi un posto stabile in cui mi posso sedere. Io voglio, cos'è? La mente è vuota, in bianco. Qualcosa vede il vuoto anche, no? Forse non ho le parole per esprimerlo. Quindi lo vedi? Solo non lo puoi esprimere? In un certo modo sì. Quindi non ha bisogno di essere espresso. Esprimerlo non è la prova che esso esista. Chi lo esprime? Lui o tu o te? Non lo so, proprio non lo so. Tu che non sai che cosa sei, che cos'è? Sono serio, sono totalmente con questo uomo che sta parlando, sono molto felice che tu stia parlando, ma la mia domanda è ancora qui, più forte della tua asserzione. Tu che dici? Ma veramente non lo so. Qualcosa sa che tu non sai. Sì, probabilmente qualche energia che sta parlando attraverso questa voce è una somma di tutto quello che sta succedendo ora. È arrivata a questo punto e vuole chiedere questa cosa. Probabilmente chi sono? Ed è soddisfatta con questa interazione? No. E chi conosce questo? Chi sa? Questa energia conosce che quando quindi torna al mondo in cui questo corpo vive, ancora la confusione arriva. Adesso va tutto bene, è tutto bello, ma quando torna indietro è sempre lo stesso dramma. Non è così per me, dice Mugi. Voglio essere nello stato in cui tu sei, dice il Signore. Cosa c'è di male?
In che modo lo posso fare? Non lo so. Mi hai mostrato proprio adesso, dice Muji, che il posto da cui stai parlando è anche colui che dice questo. Ok, non voglio nessun concetto ora. Ok, sono felice con nessun concetto. Non dobbiamo avere concetti per colazione, pranzo e cena, no, non ne abbiamo bisogno. Ma colui che dice non voglio nessun concetto, questo qui, è o non è un concetto? Quindi qualcosa viene fuori da quel corpo e dice sì, forse anche lui è un concetto. Quindi, se è un concetto, chi sa che è un concetto? E quindi non hai detto io lo so, hai detto qualche energia si esprime in questo corpo e è tutto bello, e tutto bello ora, ma prima no. Quando sei arrivato al microfono non hai detto così. Quindi hai detto adesso è tutto bello, ma cosa succede quando torno indietro nel mondo? Qualche persona dice va veramente bene qui, ma quando sono là fuori, quindi dico ok, camminerò con te, tu sei qui, tu continui a camminare nel qui e ora fino a che raggiungi là, ok? Tu sei qui sto bene, ma quando vado là no, è diverso, io cammino con te nel tuo stare qui fino a che il tuo stare qui diventa stare là. Andiamo. Quando raggiungi il mondo dimmelo, ok? Andiamo insieme. Torneremo insieme nel mondo. E lui mi ha portato indietro. No, non è vero. Lui non ti ha distratto. Tu sei stato distratto. E poi dici, è il mondo. No. Vedi? Non c'è niente di queste cose, ti seguo dappertutto, siamo contenti di abbandonare i concetti, il forte credere in essi, e voglio mostrarti che tu esisti oltre i concetti. I concetti possono essere il nostro parco giochi per un po' di tempo, possiamo goderne o soffrirne, ma ultimamente, alla fine, sei tu colui che percepisce i concetti, anche tu sei un concetto? Alcune forme, alcune maschere che indossiamo sono concetti, ma nella tua assolutezza tu sei colui che conosce la conoscenza e l'ignoranza. Deve tornare indietro verso di te. Chi sei tu? E non puoi dire, ah, è un'energia là. No, non è corretto, no. Parla da dove tu sei e conferma la tua sostanza. Chi sei tu? E perché un cambiamento così, se il tuo corpo va fuori e crea un certo ambiente cambia? Anche questo viene testimoniato, no? Viene osservato. Tutti i movimenti vengono percepiti, ma qualcosa in te non è un movimento, non sta partecipando in modo diretto, ma lo permette, sente le energie attraverso i vari livelli di sensazione, quindi permette tutto ciò, anche le cose negative, ma questa non è una cosa negativa, è solo ricevuto o negativamente o positivamente. Capisco pienamente quello che tu dici, sto sperimentando questi stati anch'io, attraverso il mantra mi riesco a calmare e stare quieto, quindi senza il mantra, senza i mantra adesso. Se tu non ti combini con niente per un momento, ma semplicemente lascia tutto, anche la nozione che hai di te stesso, lasciala. E arriva a un posto che non può essere lasciato e non può essere tenuto. È questo che tu stai cercando, crea un'illusione di un cercatore per fornire uno specchio in cui si possa specchiare, ma non ha forma, non ha forma.
Come faccio a sistemare questo? Non puoi sistemare niente. Puoi svitarti un po', ma anche questo non è vero, anche, non hai neanche questo potere. Solo nel reame del gioco, della commedia, può apparire che tu abbia questo potere. Nessuno ha potere contrario alla volontà di Dio. Tutto all'interno della volontà che permette il supremo essere, ma è solo un sogno per lui che è qui. Tu devi guardare dietro il velo sottile, la façade, la facciata della persona, ma non puoi guardare fuori e trovarlo. Quando ti giri internamente ti tirerà nella tua, ti intirerà dentro, e nessuna cosa al mondo che non perderà tutto il suo fascino, perché questo mondo ha bisogno di un essere che non lo prende in modo serio, non lo prende seriamente. Questo mondo aspetta un essere che non lo vede come una crisi, ma l'espressione divina, il corpo di Dio stesso. Sono le domande che ci provocano problemi, e anche le risposte che vengono dalla mente ti daranno problemi. Se tu chiedi una domanda vera, la risposta è dentro la domanda. E io amo il fatto che tu venga qui, tu possa mettere giù una domanda del genere. Ok, non lo accetto, non accetto niente. Ok, non accettare niente, non accettare neanche te stesso. Vedi se puoi cancellare la tua stessa esistenza. Il resto lo cerchi. Il resto che cerchi è la verità di te. La mente fluttuante non ti dà dei problemi, sei tu che dai dei problemi. La mente che fluttua non ti dà dei problemi, sei tu che ne vieni intaccato. La natura della mente è di fluire. Natura della mente, mente è come il vento, ha bisogno di spazio per fluire, per soffiare, ma il tuo cuore, il tuo sé è come spazio dappertutto, non si muove, non va in giro. Lo spazio può stare senza il vento, ma il vento non può fluire senza lo spazio. La mente è questo fluire, questo flusso, ma il tuo vero sé è lo spazio, non è disturbato dal vento. Solo gli oggetti sono disturbati dal vento, lo spazio non è mai disturbato. Questo spazio lo devi scoprire. Questa vita deve diventare la tua opportunità per scoprire quello. Questa è la più alta opportunità nel regno dell'uomo per gli esseri intelligenti. La vita stessa è così fluttuante, non riesco a trovare la risposta. Ogni momento le cose muoiono e nascono nel suo flusso incessante. Non puoi garantire niente sul tuo corpo. La mia attitudine è come la tua, perché non ora?
qualcuno vuole offrirmi questo anche perché ho chiesto. La prossima volta che prego, pregherai per me? Perché non ora? E non mi ha mai lasciato. Ti dico dopo. Ti dico, perché non adesso? Siamo sulla stessa pagina quando dici devo scoprire, sto partendo e non voglio partire con confusione, con la confusione. Non me ne andrò, ti dico. Molto bene, dice Guruji. Mi siedo, ti seguirò. Dice Muji, infatti quando ti ho sentito dire non partirò, l'ho accettato nel senso metafisicale, dice l'inquiriente, non so che cos'è quel senso, per te di aiutarmi a capire questo, dice Muji, lo sto facendo, per favore mi aiuti. Sì, ma non hai preso quello che ti ho dato, vedi, non l'hai preso, ho messo la linea, il filo, il mangiare nell'acqua, lasciato tutto, sono pronto a cucinare questo pesce, le salse, le spezie stanno sulla tavola, ma stai facendo solo come il pesce, no? Lo devi andare a mangiarlo. E ho fame, pure ho fame. Voglio mangiare qualcuno, non so. You look nice and juicy. Tu sembri molto buono. How now? Adesso come? Adesso come? Mi dispiace, non c'è nient'altro che mi viene, so che è molto interessante per tutti, però devo prendere la risposta. Però tu sei andato oltre la risposta che ti ho dato, hai già fatto la maggior parte del lavoro, hai detto che non voglio nessun concetto, proviamo di nuovo perché forse prenderò un altro pesce. Tu mi piaci, ma... Hai già detto che niente di questo, non voglio nessuna presentazione concettuale, non voglio, sarà solo un concetto, non sono toccato da nessun concetto. Ma ero così contento, hai fatto la maggior parte del lavoro, allora non usiamo, dimentichiamoci di tutti i concetti, allora devi includere in questo, in quello, qualunque concetto che hai di te stesso anche. Ah, allora hai detto ok, bene. Allora se abbiamo lasciato tutto a parte, ti chiedo che cosa rimane. Sento che siamo in bianco, abbiamo pulito di tutto, che cosa rimane allora? E hai detto qualche energia forse che parla tramite questo corpo. Ho detto chi è che vede l'energia? Vedi? Quello che ha un problema viene a parlare nella scatola del testimone. Chi è che parla? Allora, quello che emerge è che c'è solo un tipo di stato mentale che parla, uno stato mentale che sorge nella coscienza, che dice sì, ma per favore aiutami, che cosa succede quando vado fuori? Dico, chi parla? Dalla bocca di chi vengono queste parole? Guardiamo e non possiamo scoprire. Se non possiamo scoprire la bocca, forse dobbiamo lasciare perdere il caso. Non voglio, neanche io, dice quello che fa la domanda. Dice Muji, sì, ma tu devi stabilizzare la tua identità. Come chi parli tu? Forse un'altra persona avrebbe usato questo. Ah, guarda, vieni più vicino. Più vicino a che cosa? Al tuo corpo. Ma il tuo corpo non sei tu. Dove dobbiamo andare a cercarti, a trovarti? Il tuo corpo non può essere tu. I sensi, no. La lingua che sente, ma non è la lingua che desidera.
la mente, gli occhi guardano, ma è la mente che interpreta quello che guardano gli occhi. E allora che cos'è che guarda la mente? Perché puoi parlare dalla tua mente, puoi parlare dei tuoi pensieri, e quello che può parlare dei pensieri, che cosa è consapevole anche di questo? Tutte queste sono domande immediate, con risposte immediate. Qualunque cosa sta andando via da te, non hai nessuna terra sotto di te, non puoi neanche andare avanti, ti stai sopra un filo. Chi sei tu? Sul punto di un ago stai, chi sei tu? Non andare alla tua mente, alla tua testa. La testa ti darà qualunque altra cosa, un certo tipo di cosa. E se tu gli dai permesso, continuerà a farlo. Ha già fatto abbastanza, no? Non riceverai una risposta dalla tua testa che ti soddisferà. Mi hai già detto che non vuoi nessun concetto, allora non dai nessun interesse a questi concetti. Se non tocchi nessun concetto, incluso questo concetto d'energia, lascia tutto, allora che cosa rimane? È già lì prima di pensarlo. La tua vera intenzione di pensarlo viene percepita dentro di quello, di colui, di esso. Non viene e va, non ha nessuna opinione di niente. E niente può apparire o andare via o esistere senza esso. È l'utero dell'esistenza. Tu credi in te stesso come un io che lo può capire, ma vedo che questo io non esiste. Non è vero. Credi nella tua identità come uno che è a parte a quello, e credi in questa identità e poi diventa la tua esperienza, lo dai esistenza. E sembra che io devo trovare un pensiero contrario, un pensiero medicinale per risolvere questo pensiero, ma io butto via tutti questi pensieri e chiedo che cosa rimane. Questa domanda è per tutti che la sentono. Ascolti dentro del tuo cuore, la tua mente sarà già in samadhi, vuol dire è già naturalmente fuso nel cuore, ma se ascolti solo con la tua testa sentirai un senso di soddisfazione, una dissoddisfazione che non può essere mai soddisfatta, perché la natura della mente e di sempre stare muovere movimento se non trova il cuore. Quando la mente trova il cuore, diventa il cuore. Questo capisco. Capisco. Sì. Ma sento, il migliore, la sensazione migliore viene espresso migliore nella forma di amore. Sì. Tutto questo è amore.
Non ti ho capito. Tutto questo è amore. Tutto è amore. È per l'amore che possono succedere questi discorsi, queste conversazioni. È l'amore nella forma della forza vitale che mette queste domande in quel corpo e risponderle in questo corpo. Ma comunque Gurudev, ci sono istanze in cui sento questo. Però credo che la mente che è confusa. Sì, la mente sorge, ma solo credenza e identità creano la confusione. Non devi essere confuso. È come un esempio che do molte volte. È successo un certo satsang in Mumbai anni fa, nel satsang del Sri Nisargadatta Maharaj. E durante il discorso un uomo si è alzato e ha detto: Sri Maharaj, per favore, devo confessare qualcosa. Ascolto le tue parole e sono molto toccata dalle tue parole, ma se devo essere veramente onesto, devo confessare che sto sempre sperimentando la sofferenza. Il maestro dice: no, non è vero, non stai sperimentando la sofferenza, stai soffrendo la tua esperienza. Sto sperimentando sofferenza. No, non stai sperimentando sofferenza. La sofferenza non è una cosa, è più un'attitudine. Il dolore è una cosa. Non stai sperimentando sofferenza, stai soffrendo la tua esperienza. Nello stesso modo dici: la mente mi disturba. Dici: no, tu stai tu ti disturbi della tua mente. No, è una scelta. Se sei consapevole che la mente viene con queste cose, beh, per un po' è stato al senso dell'io. Per molto tempo ti sei associato con questo, l'hai anche chiamato il tuo essere. Beh, allora continuerà a venire, perché non c'è resistenza. Stai sempre parlando col suo tifo numero uno. E adesso che cerchi la verità, dice: no. Abuschi. tu e io siamo insieme. E il più che provi a liberarti da quello, per un po' continuerà a farlo in qualunque modo che funziona, forse nel modo di molte domande, molte resistenze, molti dubbi, molti giudicamenti, o forse per l'altra persona sarà un'altra cosa, porterà nuove persone che ti piacciono e vai. Qualunque distrazione che potrebbero funzionare per te verranno, fino a quando non le trascendi. E non è una cosa male che la mente gioca così, perché può solo catturare l'idea che hai di te stesso e non il tuo vero essere. Quindi quando è così, il dolore ti spinge a trovare la tua verità, che non troverai se hai solo una vita bella, dolce, così. Ti metterai a dormire, ti addormenterai. Se la tua vita è troppo comoda, ti addormenterai. E questa è l'ignoranza. Questo mette un fuoco sotto di te che devi continuare a muovere fino a quando non trovi questo riposo. E questo riposo è dentro il tuo cuore. Lo tengo per dato che sei venuto a Satsang per scoprire questo. Capisco quello che dici. Grazie. Ok, grazie. Grazie per adesso, grazie. Ok. Vabbè, un altro? Sei tu che puoi venire? Ok, bene. Good.
Guruji, ciao cara. Un anno fa tu stavi indicando la grazia che mi ha aiutato a vedere che non ero più la persona, ma presenza. E sono caduta in un profondo senso di silenzio e c'è ancora sorge il condizionamento, ma è facilmente visto quando mi chiedo chi sta facendo esperienza di questo, chi sta sperimentando questo. Quindi la mia altra domanda è, ho avuto l'esperienza anche di nessun sé se ciò fa un qualche senso. Quindi quello credo che mi chiedo questo, devo continuare a stare nella presenza e lasciare che essa bruci il resto del condizionamento? Sì, tu starai nella presenza come la presenza stessa. E a proposito delle cose che nascono, che sorgono, non è che sorgono e tu chiedi per chi è, ma quindi ci sono alcuni rimasugli del vecchio regime dell'identità che continuano a salire, che sono ancora vivi, per questo che le cose continuano a sorgere. Ma ora tu sei nella miglior posizione per trascendere la loro influenza, perché ci sono due direzioni qui. Una è che assumiamo che siamo una persona, che è uno stato incompleto della coscienza, e che l'hai accettato, che la tua mente è così, hai un sacco di lavoro. A volte la gente arriva e dicono, oh, sento ancora che ho un sacco di lavoro da fare, un sacco di pulizia da fare, e faccio la mia pratica spirituale, la mia meditazione, sto seduto da solo e ci sto arrivando in qualche modo. Molta gente chiede questo, perché la maggior parte delle persone accettano come un fatto che sono il loro corpo e il loro condizionamento, che hanno un senso che di un essere, hanno il senso di un'entità stabile chiamata persona in questo corpo, ma la persona non è stabile. Ciò che è stabile è relativo alla persona, al senso di presenza, che è più costante dell'ego. E tu dici, ah, ma sento che sono qui tutto il tempo, ma quello stato dell'ego tu ci vivrai dentro per un po', così. Quindi quando arriva a quel punto, l'altra versione è che più ciò che quello che viene presentato qui è che piuttosto di spendere così tanto tempo per rendere la mente perfetta, usa quel tempo per scoprire qual è il tuo vero sé. Quando arrivi a vedere chi è colui che osserva la mente, quando arrivi a scoprire questo, qualsiasi frammento, qualsiasi cosa venga lasciata dal tuo condizionamento negativo, sarai capace di vederlo e identificarlo più chiaramente. E con il potere della grazia del sé, quei semi verranno bruciati più facilmente. Questo è ciò che sta accadendo nel tuo caso, stai dicendo così, e a volte quando le cose arrivano dentro e diciamo, ah, per chi stanno accadendo, e sembra che spariscano, ma io persisterei con quello, non comprare troppo facilmente quella risposta, perché a volte quando ci chiediamo per chi questo sta accadendo, specialmente se è una cosa molto forte, e ci chiediamo chi lo sta soffrendo, scompare, ma può essere una scomparsa finta. A volte la mente fa finta di essere un opposto, e stai con quello. Sembra che questo sia sparita, ma ancora l'energia è presente, stai ancora con lei, conferma, continua a guardare. Quindi sbucci veramente questi semi. A volte qualcosa arriva e lo vedi nelle tue, per esempio, interazioni con altri esseri, quando se c'è ancora qualche
investimento nel senso della persona. E quindi dici, ok, questa persona, cos'è questa persona, cosa vuole? Molto calma con la domanda, comincia a vedere il rumore della persona e il desiderio che continuano a far funzionare questo senso della persona. E anche dopo che ti sei svegliato, risvegliato a ciò che il sé è, questi semi potrebbero continuare a essere come dei rimasugli del passato, che ancora arrivano, e tu sai che appartengono alla mente terrena, al corpo terreno, ma non è abbastanza dire ok, appartengono a questo, devi guardarli, perché mentre sono lì sono un potenziale che ti può portare ancora nel senso della persona, è così, ma non lo dovrai fare per sempre, lo fai e sarà sempre più, indebolisci questi semi volta per volta e alla fine basta, finito. Puoi iniziare a strappare le erbacce, e queste erbacce di cui sto parlando sono queste cattive tendenze che bruceranno, ma prima devi arrivare a vedere se hai un attaccamento, se investi in queste energie, perché sono dolci, ma più dolci verso il corpo e la mente che ha la presenza. Quindi questo è un lavoro sottile, e più stai in satsang, più la guida arriverà attraverso il tuo essere interiore, più che dalle parole che vengono dette, ma anche attraverso le parole le puoi ascoltare e può arrivare anche questo insegnamento. Grazie Guruji, molto bene. Quello che faccio, perché mi sento adesso un po' stanco in questo, sento che la maggior parte di quello che ho condiviso con voi oggi è abbastanza potente, abbastanza potere, se va dentro del campo del cuore. Quindi per quello che vorrei fare, verrò a fine questa sessione. Quelli di voi che sentono che vogliono andare a mangiare, per favore andate silenziosamente, e quelli che devono andare adesso ad aiutare, ma prenderò una piccola pausa per 5 minuti e voglio tornare e voglio sedermi in silenzio per forse 15 minuti, 15-20 minuti con voi. Questo ha pure un... è molto importante, anche perché aiuterà a registrare quello che abbiamo condiviso nelle vostre cuori. Quindi abbiamo un po' di musica e dopo questo lasciamo tutti se vogliono andare. Chi viene adesso? Grazie. Devo dire a volte che, a parte partire per andare al bagno, non è molto rispettoso di lasciare la stanza prima che parte il maestro, ma perché non siete tutti i miei studenti, diciamo ok, lasciamo che la gente vada come vogliono.
Succedeva prima che la gente andava fuori per mettersi nella fila di Darshan e perdere degli aspetti molto importanti di quello che indicavo, e sentivo che questo non è buono, non è giusto, perché non ho nessune parole per sprecare che dovresti fare così. Clear perceptions gleam.
I share myself some depths in which the world reflects at my love school. Oh. Oops. Grazie. Molto bene. Ok, adesso prendo qualche minuto per lavarmi le mani, la faccia. Quelli di voi che vorreste partire adesso per pranzo potete, quelli che vorrebbero rimanere e sedervi in silenzio per 15-20 minuti con me, siete molto benvenuti per rimanere alla fine del periodo del silenzio. Può essere che potete anche sedere e rimanere, questo va bene, potete anche venire a raggiungerci per pranzo. Om Namah Shivaya, Om. Om Shri Anachala Shiva Mahadev. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya, Om. Om Namo Bhagavate Shri Punjaji. Om Namo Bhagavate Shri Christ. Om Namo Bhagavate Shri Krishna. Om Namo Bhagavate Shri Buddha.
Om Namo Bhagavate Sri Nisargadatta Maharaj. Om Namo Bhagavate Sri Anandamayima. Om Namo Bhagavate Sri Yogiram Surat Kumar. Om Namo Bhagavate Sri Mahadevki. Om Namo Bhagavate Sri Bankai. Om Namo Bhagavate Sri Ram. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Thank you.
In a few moments you'll hear the sound of the bell. And then you may open your eyes and to move if you feel the need to move. It should not make any difference to your inner state, whether eyes open, eyes closed. And this silence which is in you, which is your own inner peace and natural state, prevails and underlies all activities of the body-mind. From here you'll be able to continue observing actions, reactions, interactions taking place quite spontaneously without any disturbance to your inner state. Those of you who would like to stay behind, and you may do so, others may leave and take lunch, and oh.
Thank you.